Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di Forza Horizon 4. Oggi, signori, si parla di tanti cavalli perché metteremo alla prova un hypercar che non abbiamo mai provato, anche perché a me personalmente non è che interessi chissà quanto. Non mi piace molto, ma questo va oltre il nostro reale interesse, perché noi, lavorando su M4R, alla fine vogliamo testare un po' di tutto. E in ogni caso si tratta di una macchina, beh, sicuramente figa, veloce e quant'altro. Altro, assolutamente. Che infatti molti di voi in passato mi hanno chiesto di provare, portare, modificare, testare. Ma in effetti possiamo anche in qualche modo collegarci all'ultimo super video di Forza Horizon 4, quello con tutte le migliori auto di Fast and Furious giapponesi, perché anche l'auto di oggi compare in un Fast and Furious, però di quelli più recenti, di quelli un po' più action. È evidente che non ha il fascino delle vecchie auto, in particolare quelle giapponesi che abbiamo visto, ma è una bomba. Stiamo parlando della Lycan, secondo me Lycan Hyper Sport. Si tratta di un hypercar, mi pare libanese, tra l'altro, di un marchio abbastanza sconosciuto, sicuramente senza storia, che si chiama V-Motors, tuttavia, W-Motors, c'è anche scritto sulla fiancatina, tuttavia questa macchina costa milionate di euro e ci dovrà essere un motivo, perché se tu vai a prendere un'auto del genere, per quanto ti possa piacere, perché è figa, secondo me è un po' troppo stretta, cioè nel senso, no? Mi piacerebbe ancora più piantata per terra, un filo più larga, questa sensazione l'ho sempre avuta, però non è male, certo scopiazza qualcosa in giro, però costa veramente un macello rispetto a un hypercar di un marchio possibilmente più appetibile. Quindi riusciranno tutti i componenti di AM4R a lavorare insieme per creare interesse su questa hypercar molto veloce, molto costosa, ma di cui a nessuno frega un cazzo? Prima di scoprirlo, ragazzi, vi voglio ricordare una cosa fantastica, perché solo ieri abbiamo lanciato un nuovo progettino, ovvero un reagisco alle vostre sagomaturine, in cui vi ho chiesto di mandarvi su una mail in particolare che troverete qua sotto, ma comunque è posta.nu89@gmail.com, dove potete mandarmi le vostre creazioni su qualsiasi gioco, non Forza, non The Crew 2, cioè anche, ma non solo, tutti quanti, anche che non vedete sul canale, affinché io possa vederle e farci un video parlandone un po', senza critiche, senza niente ovviamente, giusto per divertirci. Dunque, se volete partecipare ai reagisco alle vostre sagomaturine, mandate tante foto quante servono per valutare, diciamo, la livrea, no? I screenshot, ma le modifiche, eccetera. Anche piccoli video, se volete, se ci stanno nella mail, altrimenti li potete caricare da un'altra parte e mandarmi nella mail i link. Come volete voi, ragazzi, e incredibilmente, benché io l'abbia detto solo ieri tramite una storia su Instagram e un post qua su YouTube, su quella mail ci sono già più di 300 cose da aprire, quindi non sarà un reagisco alle vostre sagomaturine, ma sicuramente più di uno, immagino. Speriamo di poter dar vita magari ad una nuova serie del weekend, così, per stare in compagnia. Adesso andiamo però qua nel Libano, che ci aspetta. La Hyper Sport, che ha un interno che, pur se è del 2016, mi sembra quello delle BMW di adesso, quindi attenzione. Sentiamo il motore, perché... Porca miseria. È vuoto? Io non ho idea. Forse anche potrebbe essere un V12 anche. È che i sound a volte qua... Quella lì si è mossa? No, è fissa. Ah no, si muove. Si abbassa tipo a 50 all'ora, e invece si alza... verso i 100. In realtà sembra anche un misto Porsche come sound. Sapete che non ho idea di che motore possa montare qua sotto quest'auto? Tanto adesso lo scopriremo. Andiamo allora, perché ci attende Ed nel bunker, dove, relativamente a questa cosa che vi ho appena detto, tra poco avrà luogo anche l'Agostino's Got Talent. Ma per adesso, beh, vista da qua è molto bella, però, questa macchina. Mi piace, cioè, non so, ha delle forme molto interessanti, che però a volte si perdono, non si capisce se è morbida, se è spigolosa. Innanzitutto vediamo un po' qui. Ah, c'è solo un altro. Se gli montano in alternativa un Racing V12, io ho paura che sia proprio un V12 quello montato. Facciamo una Lycan Hyper Sport LP4 o LH4, volendo, visto che è una Lycan Hyper Sport. Devo vedere che livelli raggiunge. Soprattutto, più che altro, da capire questo motore originale. Ah, questo
certo numero di modifiche. Se io provo un attimo a mettergli questo, no? Che abbassa di poco, ecco, però rialza di tanto in verità, perché gli vai a mettere un doppio turbo e a livello di queste robe qui anche c'è più roba. No, mi sa che ragazzi, il Racing V12 la spara veramente tanto. Ma ragazzi, non si sono preoccupati in Ferrari, non si sono preoccupati in Porsche di mettere ste turbine, che ci preoccupiamo noi in AM4R di metterle su sta macchina russa qua, libanese. Qui cosa abbiamo? Ma poca roba in verità, però mi piace come lo splitter sotto riempia quello spazio senza eccedere troppo sul davanti, cosa che a me non piace. Le alette laterali me le sarei risparmiate volentieri, sarebbe stato molto molto più bello, però lo andiamo a montare. E qui l'alettone, cioè ho capito che sblocchi la messa a punto, quindi possiamo fare più o meno di qua di là, però, ma io glielo vado a montare per un semplice motivo: voglio capire in che modo si bugga con l'ala che si alza da solo, voglio vedere cosa succede, vi giuro. Tanto ce la facciamo più, non è che sia proprio spettacolare, dunque andiamo, puntiamo sulla tecnica, ecco, per così dire, e puntiamo anche su una bella gomma ovviamente da gara, senza sempre le scritte, ci piace di più, l'abbiamo fatta a 4WD, quindi andiamo di gommoni esagerati sia davanti che dietro. Il suo cerchio manco lì, sinceramente hanno fatto un grande lavoro di estetica, però credo che, ah no, ci sono, ma perché c'è la pinza, ok, vediamo però allora se troviamo un cerchio un po' futuristico come la macchina, che dia però questo guadagno di 7 kg. Ma che sono queste, le ventole di un computer? I cerchioni col bordino a LED RGB. Ma scusi, guarda questo cerchio, meno 7 kg e ha più o meno il design di quello originale. Non è fantastico in sé, però mi ricorda un po' quello originale dell'auto, quindi volentieri magari lo andiamo 20 davanti e 21 dietro. Scelta differenziata, anche perché pure l'originale è così, perché davanti c'era il 19 e dietro il 20. Aumentiamo tutto di un pollice, anche perché questo cerchio in particolare sembra poi riempire così tanto, perché ha tantissimo bordo che però si va a perdere nella gomma. Dai, ci arriva a estremo, anche se partiva da S2 907, quindi lontana dalle varie Senna e cose varie che di base partono già quasi da estremo. Questa qui però forse ci può arrivare e sarà carino testarla. Credo di sì che ci possa arrivare, perché comunque mancano una ventina di livelli e abbiamo ancora tutte le modifiche. Quello che sicuramente c'è è un grosso aumento di prestazioni, perché a fronte della perdita di più di un quintale aggiungiamo circa 400 cavalli, forse abbondanti, perché 582 sono un po' meno di 800, mentre 888 sono un po' più di 1200, quindi insomma sui 420 cavalli in più glieli abbiamo buttati dentro. Ovviamente crescono anche i giri laterali, il livello arriva ad estremo. Visto che questo è un hypercar che probabilmente comprerebbe solamente un super super ricco, chi non ha un cazzo da fare nella vita, perché per oltre 3 milioni probabilmente vai a scegliere qualche altra cosa, almeno secondo il mio onesto parere, no? Facciamo, cioè azzardiamo un po' in quel genere. Questo ottone semilucido di base mi piace perché richiama un pochettino le pinze e quel mozzo lì sui dischi dei freni, che sono completamente originali. Anche oggi ci mettiamo alla prova con qualcosa di diverso dal solito. Prima che mi passi di mente, lasciatemi tentare un'idea che vedo realizzabile, o almeno ci proviamo un attimino. Qui andiamo tutto a contrasto con dei pannelli, come potete vedere qui ci sono delle alette un pochettino all'infuori, no? Rispetto alla carrozzeria in sé, un qualcosa che incapsula la parte dorata. Poi chiaramente sì, ci andiamo a mettere altre robe a contrasto. Lì sopra invece è un po' più tondeggiante la parte interna, quindi ci prendiamo qualcosa di tondeggiante. Ma qui bisogna assolutamente fare il trick di allungarlo di brutto. Chiaramente c'è un dettaglio da fare anche dietro, perché come vedete qua si interrompe un po' a caso, e soprattutto non possiamo tralasciare questa zona affinché tutta la zona posteriore segua comunque, no, il nero laterale, quindi si vada a congiungere poi da qualche parte. E volendo, se proprio si vuole, si può magari con l'uso di qualche maschera tipo così escludere una singola zona, ad esempio, no, fare tipo una barretta dorata qua dietro invece di lasciare tutto nero così, no? Mi dispiace tantissimo che tra i due pannelli qua sopra la ruota posteriore si intraveda l'oro nel mezzo, ma non c'è verso di toglierla questa cosa, purtroppo. Qui intanto prendiamo posto per creare delle nuove appendici, perfetto, e escluderei io anche la parte centrale, che è più semplice perché è molto molto dritta, quindi andiamo a prendere il nostro solito bianco di riferimentino, via così a riempire. Così in pratica abbiamo fatto questa sorta di alette sul tetto nere. Guardate come già è bello il contrasto così, eh? Mi piace questa nervatura con lo stemma della W, solo che la farei di un altro colore, semplicemente perché altrimenti poi sembra tutto
a contrasto coi neri invece, un rosso un po' scuro, richiamo diciamo all'originalità della vettura, ancor meglio forse tra l'altro nel verso opposto, in su così. Prima di valutare altre cose, lavoriamo sull'aggressività dell'anteriore, che io vedo già in un senso. Come abbiamo diciamo fatto le parti là dietro, probabilmente possiamo anche fare qui davanti, così insomma per creare un bel musone cattivo vediamo di scurire tutta questa zona interna come fosse un unico griglione, ma anche qui andando poi a scegliere magari una zona di salvataggio che potrebbe essere per esempio questo mezzo esagono cappottato là sotto, che va in contrapposizione con la forma del cofano. Non è male così, si potrebbe addirittura estendere in realtà quella linea del cofano, guardate così sembra un vampiro con due canini in modo che non ci sia quella linea netta tra l'oro e il nero, ok? Così arriva fino in fondo, ha più senso anche il mezzo esagono sagomaturinato sotto. Davanti però per me possiamo riprendere anche un tocchettino di rosso qui nella zona inferiore. Valutiamo se a questo punto potrebbe essere figo farlo rosso luminoso perché è molto nascosto. A parte va bene, c'è il gancio, però la sagomaturina rossa davanti sta sempre un po' di aggressivo. Dietro abbiamo tutti i fari, quindi insomma c'è. Che bello il muso da qua, sembra un po' McLaren adesso perché abbiamo praticamente svuotato tutto l'interno. Però qua per fortuna la linea è più dritta, quindi ce la possiamo cavare così e così. E uno e l'altro. E questo diciamo che sarebbe il risultato. Beh, in effetti due artigli che arrivano da là sopra, da sopra al tetto, ci potrebbero pure stare. Manca qualcosina da cancellare qui. E dai, è carino, è comunque un hypercar piuttosto atipica e stravagante. Mi piacerebbe mettere questo V. Ha una forma però che sta perfetta qui sopra, più che sul cofano, dove peraltro c'è già. Qui allora, visto che c'è già lo stemma, ci mettiamo una firmetta più appropriata, così tipo, non solo da una parte. Tra l'altro questa firmetta io me la piglio perché mi piacerebbe metterla anche da qualche parte, sicuramente sulle fiancate. E così insomma rendiamo più appetitose anche queste zone. Facciamo un grigino come se fosse quasi metallico, come lì. Non può mancare ovviamente la nostra brandizzazione, un bel M4R qui dietro. E per la sago maturina, io qui ragazzi vedo bene la nostra classica targhetta in questa zona, che è praticamente l'unica neutrale un po' piatta in tutta la macchina. Servono solo altri 3 secondi per fare questa zona rossa qui dietro e ci siamo. Io ragazzi dico che l'abbiamo conciata molto bene. L'unica vera cosa che mi dispiace e continuerà a dispiacermi è questa, quella linea dorata che si intravede tra quei due cazzo di pannelli della carrozzeria, che non so perché un dettaglio così facile non venga fatto bene. Io li copro tutte e due le parti di nero, perché cazzo mi ci devi fare intravedere il colore sotto? Stupido gioco! Per il resto la macchina mi piace, devo dire che abbiamo fatto delle scelte ultra azzardate, non mi sono impegnato a farla figa, ma alla fine c'è uscita, le linee sono le sue, guardate anche il lavoro sul tetto, lievemente cafoncella quella W gigante lì sul tetto, però in effetti va bene, no? Con lo stile dell'auto, se anche la vai a togliere male non è, solo che perdi il dettaglio rosso lì sopra, che comunque ci sta, bello anche quello finale lì, insomma, figo, no? Proviamola! Ecco, secondo me la figata vera si apprezza da qui adesso, giocando, perché l'involucro nero intorno al posteriore si apprezza davvero, cioè c'è, capito? Quello che volevamo fare è stato effettivamente fatto. No, dai, è bella! È bella! Tra l'altro mi piace molto anche questo effetto ottone, è proprio quello che desideravo, lievemente opaco, il rosso è giusto come inserto, ha la giusta tonalità, non troppo forte né invisibile. Super! Ricordiamoci che abbiamo fatto a 4x4, secondo me questa viaggia come una bomba, ha una tenuta pazzesca, solo che secondo me le curve strette fa fatica a farle, tra poco valuteremo tutto. Tiene però, eh! Vedi che bel minimo che ha. Oh cazzo, senti, abbiamo perso gli specchietti, forse ora va un po' di più. Ok, rifacciamo, anche perché mi sono dimenticato prima di togliere tutta l'aerodinamica, invece adesso l'abbiamo fatto e le marce sì sono 6 e a dirvi la verità mi sembravano anche tarate correttamente, perché guardate stiamo tirando la quinta adesso e sesta giusto nell'ultimo tunnel dove arriviamo al top, che è di oltre 400 allora. Oh mamma mia, pista 14, 15, 16, 17, 18. Mamma mia, 420 km/h. Forse
la sesta si potrebbe accorciare un filino. Vediamo se tante volte con i rapporti un po' più corti riusciamo a farle fare qualcosina in più. Secondo me potrebbe essere. Mi piace perché le marce tra di loro sono giuste, sono parate bene. L'unica cosa è che sono tutte forse un po' lunghe, quindi ce la caviamo con poco, cioè accorciando un filino tutto. Guardate, forse ora riusciamo a portare la sesta più al limitatore. Eh sì. 4,29, 4,30. Ora sono perfette, ragazzi, le marce. 430 km orari. Occhio, perché questa con la trazione che c'è rischia di essere pericolosissima nel nuovo nostro Malavidrome, quello più largo. Nel frattempo vediamo l'accelerazione, che anche mi incuriosisce. Quarto di miglio, per quello che ho potuto notare, potrebbe essere anche un 7 secondi alto. Minchia, com'è partito quello lì? Bomba quello a fianco, era un mostro. Elettrica, grazie al cazzo. 8 secondi e mezzo in verità, molto buona, ma nulla di eclatante. In linea con i nostri rilevamenti, diciamo, delle altre hypercar. Ma comunque guardate che bella, oh. Più la guardo da varie angolazioni, più devo dire che la mattata che ci siamo inventati con linee, colori vari, strani, ha funzionato. Vediamo, ragazzi, io andrei direttamente al nuovo Malavidrome, perché secondo me questa qui nel largo la vedo molto ben messa. Ricordiamo che vicino al minuto è ottimo, sotto è per pochi. Però sapete cosa? Con le dinamiche di questa macchina, per quello che ho potuto provare, forse sotto ci può anche andare, di poco magari. Vediamo quanto ci mettiamo a superare già lì a livello medio. Già ci... Oh, che cazzo, c'è la macchina elettrica. È un problemone. Attenzione, c'è anche la macchinina dei Lego. Allora, a parte che come un pirla mi ero dimenticato di rimettere su tutta l'aerodinamica al massimo, ma a parte questo me ne sono accorto subito e ho riprovato. Però comunque la macchina mi sembra avere gravissimi problemi di sottosterzo, sicuramente derivanti dal fatto che Nash come posteriore noi l'abbiamo modificata con questa trazione integrale, che funziona ma miracoli non ne fa. Non mi sembra però malvagia come la Porsche, ad esempio. Cioè, comunque il giro il suo lo fa, ecco. Però in questi circuiti così, questo qua è più largo del Malavidrome storico, ma comunque c'è il pezzo. A parte il pezzo storico c'è quasi per intero, ma anche quello nuovo ha degli inserimenti dove il sottosterzo non va bene per niente. Tuttavia 1.01.4 è un buonissimo tempo. Non ho sotto mano adesso tutti i tempi della nuova dozzina di auto che abbiamo provato nel Malavidrome esterno, però 1.01.4 è sicuramente nella prima metà di tempi, considerando anche tutte le auto che abbiamo provato. Si è comportata alla fine come una normale hypercar, qualche problemino di sottosterzo, ma quello era ovvio perché l'abbiamo voluta creare così, e devo dire è venuto fuori un bel lavoro. Anche guardando queste immagini che scorrono, a parte quella cazzo di lineetta dorata lì dietro, per il resto mi sembra veramente perfetto. Bella muscolosa, l'abbiamo piantata un po' di più, mi piace quello che abbiamo creato, spero piaccia pure a voi. Fatemelo sapere, ragazzi, anche perché tra poco avremo le vostre sagomaturine qui nell'Agostino's Got Talent, dove reagisco alle vostre creazioni. Quanto prima mi stanno arrivando un botto di mail veramente, quindi datemi il tempo di organizzare un attimino e proviamo a fare un primo video del genere. Io vi ringrazio come sempre per il supporto in generale, ma anche per questa cosa, fantastici come al solito. Vi abbraccio tantissimo, vi aspetto nel prossimo. Venitemi a seguire però anche su Instagram, mi raccomando, che ci aggiorniamo. Ciao.